La Calabria, il nostro mezzogiorno, non solo è importante per il nostro paese Italia, ma rappresenta comunque la prossimità al grande continente africano di tutta l'Europa. E quindi la Calabria e anche le altre regioni devono assolutamente recuperare il ruolo che non solo non hanno mai espletato completamente, ma va intensificato, rafforzato, perché a un'ora di volo dal vostro aeroporto di Crotone, a poche ore di navigazione dal vostro porto industriale, abbiamo già l'ingresso nel grande continente africano, che oggi rappresenta 1 miliardo e 450 milioni di consumatori. Ed essendo una popolazione molto giovane, la media di questi signori, di questi abitanti del continente africano è di 26 anni, si può immaginare facilmente per gli studi di correlazione che nel 2050 diventeranno 2 miliardi e 400 milioni. Qual è il ruolo quindi delle rinnovabili? Un paese che aumenta la capacità produttiva di energia elettrica è un paese che avrà la capacità di svilupparsi molto più velocemente. Senza energia elettrica non possiamo avere aree industriali, non possiamo avere trasformazione artigianale dei nostri prodotti, e senza l'energia elettrica, che è il motore, il combustibile dello sviluppo, non avremo mai quello che realmente un territorio può offrire e può sviluppare. Storicamente siamo la porta del Mediterraneo, quindi poi la storia è in questo senso dalla nostra parte. Siamo intanto un popolo pronto e storicamente sempre molto attento all'accoglienza, quindi occasioni come queste sono sicuramente delle occasioni importanti per rivalutare e ricordarci della memoria, e quindi riproporre questo tipo di attività che io naturalmente rappresento un'università, ma l'università deve e sta molto attenta anche al ruolo formativo nei confronti dei paesi del Mediterraneo, per migliorare nella capacità di produzione, di formazione e quindi di cultura. Questo è il nostro ruolo e questo è quello in cui noi siamo fortemente impegnati. In un momento del genere, dove naturalmente non invoglia nemmeno agli investimenti, in una situazione del genere, il progetto Sud Polo Magnetico rappresenta, che è un progetto pilota del gruppo Cestari, rappresenta proprio una svolta, può rappresentare un cambiamento proprio del futuro del nostro territorio. Naturalmente la Camera di Commercio è sempre stata attenta alle esigenze del territorio e si avvicina molto a quello che possono essere le opportunità che possono favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale e quindi un cambiamento del territorio. E il gruppo oggi, il progetto Sud Polo Magnetico, può rappresentare oggi proprio il cambiamento che tutti ci aspettiamo.